17:37 minuti è con me, è in questo momento pronto per raccontarsi un po' ai nostri ascoltatori in questa chiacchierata informale Alfonso Iaccarino, chef Alfonso Iaccarino, buon pomeriggio. Grazie anche a voi. Chef, quanto amore c'è per il proprio lavoro in quello che fa? Ma io penso che sia è immenso perché si è felici di aver scelto quello che ti piaceva fare. Si è felici che tanti sacrifici portano a un successo, ma il successo più importante è quello che quando la gente ti incontra, quando leggi negli occhi le persone che vengono da lontano per passare una serata, un pomeriggio da te, hanno degli occhi felici e in quegli occhi tu puoi leggere il rispetto nei tuoi confronti. Nei confronti miei, della mia famiglia, del mio staff, dei tanti impegni vissuti nella vita e portati avanti con tenacia, professionalità, serietà e soprattutto amore per questo lavoro. Ecco, quando si viene da lei al Don Alfonso 1890, siamo a Sant'Agata dei Due Golfi in una posizione straordinaria e non solo, però parliamo prima di questo luogo che è il primo, è lì che è stato piantato il primo seme. Sì, è qui che è stato piantato il primo seme. E adesso è un momento magico perché la gente viene e ti dice finalmente rieccoci, siamo voluti dire. E io rispondo molto semplicemente, grazie a voi. Grazie al vostro supporto che noi possiamo mantenere quella linea ideale di poter dare tutto ai nostri ospiti e li ringrazio. Grazie che siete venuti, grazie che ci avete scelto, perché proprio in questo momento così difficile vedere ritornare la gente da tanto lontano, venire apposta per passare una serata da noi, secondo me per una persona che ha dato tutto se stesso al proprio lavoro, è qualcosa di magico, è veramente un momento che non si può dimenticare. Chef, è una curiosità, no? Poi Don Alfonso 1890, lo troviamo in 5 continenti, insomma, no? Hanno promosso, anzi New York Times, non la qualunque, ha promosso questo locale fra i 10 migliori al mondo. Quello che mi chiedo io, e possiamo dire che il successo nasce dalla qualità delle materie prime che utilizzate e dal valore che si dà a queste materie prime? Sì, senti, io penso che nessun cuoco al mondo, il più bravo, il più tecnico, il più creativo, il più ricercatore, non può raggiungere risultati se non si ha un grande rispetto per la materia prima. Ma questo io l'ho capito anni fa. Ma perché l'ho capito? Perché io vengo da una famiglia che ha fatto sempre questo lavoro. Io sono la quarta generazione, i miei figli rappresentano la quinta. Io ho avuto gli insegnamenti da mio nonno e da mio padre, e allora non era come oggi. Oggi ti metti al telefono, riesci ad avere tutto quello che vuoi. Noi abbiamo il nostro locale in Cina, quando ci chiedono qualcosa, massimo 24 ore, quello che ci chiedono arriva da loro. Ma ai tempi del nonno, se non si cercava di crearsi da solo il proprio orto magico, la propria grande carne, mio nonno aveva maiali, polli, manzi. Mio nonno era una persona straordinaria. Immagini che portò la luce elettrica da Sorrento a Sant'Agata, che per la strada pedonale, una scorciatoia, saranno perlomeno 5 chilometri. Lui allora si sottopose a dei sacrifici per portare la luce elettrica nei primi anni del Novecento, che poi Sant'Agata era un paesino, insomma, certo, da nulla, non c'era nemmeno la strada e si veniva a dorso d'asino oppure di mulo, insomma. Chef, i primi viaggiatori del turismo che arrivavano a Sorrento, qualcuno incominciava già a conoscere le qualità del nonno e venivano a Sant'Agata, insomma. La nostra forza genericamente arriva dal territorio, no? Perché l'Italia è piena di eccellenze, non dobbiamo uscire tanto dai nostri confini, ed è un tema di cui si parlerà in parte anche quando ci verrà a trovare a Piacenza, perché lei ha un legame molto forte con Piacenza. Ma sicuramente, io dico che in ogni posto
ma io parlo del mio paese, l'Italia, no? Io dico che ogni posto ha delle qualità, dei colori, della luce speciale. È come viene interpretato la cosa. È logico, io mica posso permettermi di pensare a produrre i limoni a Piacenza, no? Però Piacenza, terra di tantissime cose molto buone. I prodotti della pianura sono straordinari. Ricordo Cocome Cantalupi, no? I più famosi meloni piccolini, terra di grandi profumi di maiale, di cotechini, e certamente quelli non li posso produrre a Sant'Agata. Secondo me ognuno deve essere interprete delle proprie cose magiche, no? E Sì. cercare di valorizzarle nel modo migliore possibile. Allora E c'è. non è Certo. difficile, non è difficile perché il nostro è il paese al mondo che ha le più larghe varietà di vegetali, di frutta, di tipicità diverse, dai formaggi, basta pensare dalla Val d'Aosta alla Sicilia, ogni 100 km cambia un formaggio, no? Ogni 100 km cambiano i colori delle pietre, questa grandiosità esiste solo nel nostro paese. Chef, abbiamo bisogno di conoscere queste grandi esperienze e speriamo di incontrarla presto a Piacenza per parlare di cibo nella diffusione Ma culturale del cibo. io voglio ringraziare la vostra comunità, perché per fortuna di piacentini ne arrivano diversi a Sant'Agata. Questo per me già è il massimo di quello che potrei chiedere a voi. E perciò mi sento in dovere di dover dare un mio piccolo supporto alla vostra cultura, al vostro modo di godere il cibo, al vostro modo di godere la vita, e lo farò con tutto il cuore e con tutto il piacere, di come in genere faccio le mie cose nella vita quotidiana. Grazie mille allo chef Alfonso Iacarino che è stato con noi, lo aspettiamo presto, come dicevamo, a Piacenza. Grazie chef! Sarà un grande piacere, buona serata.